che abbiamo ora a raccontare la sua di esperienza, Fortuna Eguzo Mambulu, spero che l'ho pronunciato correttamente, perché... Fortuna Eguzo Mambulu, ideatore e direttore di African Summer School. Bene, ciao a tutti, intanto grazie all'Università, grazie a Tiziana Cavallo per questa organizzazione. È un po' difficile spiegare cos'è il talento, ma inizierei a spiegarlo raccontando un po' la nostra storia. Voi sapete che viviamo in una società che è cambiata. Gli esperti che studiano sociologia parlano di una società multiculturale o multietnica, e il fatto stesso che io sia qui, che io abbia finito i miei studi qui all'Università di Verona, ma che poi dopo questi studi io sia rimasto qui a lavorare e a vivere in questa città o in questo paese, faccia capire che la società nostra sta cambiando. L'Italia oggi conta più di 4 milioni di persone provenienti da paesi diversi, e io sono tra queste persone, e la mia presenza o la presenza di queste persone, 4 milioni di più, diciamo 7% della popolazione nazionale, ci pone delle sfide. La società multiculturale, andiamo alle definizioni, è una società dove convivono persone di etnie diverse, persone di orientamenti culturali diversi, perché quando parliamo di multiculturalità non parliamo solo di etnia diversa, ma parliamo anche di orientamento culturale diverso. Noi abbiamo internet che fa sì che persone che vivono in un stesso spazio geografico possono avere differenti modi di vedere una stessa cosa, possono avere diverse opinioni su un stesso fenomeno. Parliamo anche dell'immigrazione stessa. Io sono sicuro che sui 50 persone che sono sedute qui, ognuno può avere una idea diversa sugli immigrati. Li vogliamo, non li vogliamo, proprio perché non abbiamo più un pensiero unico. E questa complessità della nostra società ci pone delle sfide. Come evitare che ci siano molti conflitti in una società dove persone provenienti da molte parti o persone che la pensano diversamente convivono nello stesso territorio? Noi a questa difficoltà, che è sempre maggiore e che sarà sempre maggiore in questa società, abbiamo pensato, e nel mio piccolo ho pensato a ideare African Summer School, che è una scuola di formazione manageriale, ma soprattutto di dialogo interculturale. Proprio perché sono partito dal discorso multiculturalità, noi diamo un'opportunità a 50 ragazzi italiani, africani, ma da tutta Italia, ma anche dal mondo. Quest'anno abbiamo 4 che verranno da fuori Italia, Belgio, Francia, Germania, uno dal Gabon. Gli diamo l'opportunità di sedersi per una settimana, di confrontarsi attorno a questioni culturali, in modo particolare con un focus tutto africano. Gli diamo la possibilità di capirsi, di sentire da professori africani cosa è un aspetto della cultura africana, ma di sentire anche come si può fare business in Africa. Perché noi parliamo di business in Africa? Perché voi sapete che quando si parla di Africa in modo negativo prevalentemente. Allora noi, con la nostra idea African Summer School, vogliamo un po' intercambiare l'ordine mentale che abbiamo tutti noi. L'Africa non è solo guerra, non è solo Boko Haram, Africa è oggi crescita, Africa è oggi opportunità anche per i giovani, anche per me. Quindi, legando la parte business e la parte intercultura, abbiamo innovato e abbiamo dato una risposta alla nostra società. Il talento cos'è? Per me, per noi di African Summer School, il talento è questa capacità di legare le proprie competenze, le proprie abilità, le proprie capacità, la propria storia, legarlo al contesto in cui si vive, alle problematiche che si esprimono nel contesto in cui si vive, per trovare, creare nuove opportunità, nuove risposte.
Per noi il talento, per me il talento, esiste quando si esprime. Il talento va coltivato, ed è importante coltivarlo, va coltivato con la determinazione, va coltivata con il coraggio, perché per fare un progetto senza coraggio, senza determinazione, perché tutti ti diranno ma stai giocando, stai scherzando, ma scusa non vai a lavorare, ma senza questo forte senso di determinazione di raggiungere i propri obiettivi non si può arrivare a creare, perché il talento è molto legato alla creatività. E quindi chiudo dicendo che a chi ci sta attorno, a chi ci sta sentendo, quando vedete uno esprimere il suo talento, aiutatelo, aiutatelo, non stare lì a criticare o a porre negatività. Noi anche con il progetto African Summer School, se abbiamo espresso questo talento che è nostro, che era dentro di noi e dentro tutto il team, è perché c'erano anche tante persone, rappresentanti di istituzione, che hanno deciso di far emergere questo talento. Quindi il talento ha bisogno davvero delle istituzioni, ma non come istituzione, come persone che sono dentro queste istituzioni e credono nel talento. Per cui sto qui a dirvi, cerchiamo di vedere cosa abbiamo dentro, quale competenze abbiamo dentro, cerchiamo di guardare bene la nostra società. Oggi si parla di innovazione sociale, che è questo termine che ci spinge ogni giovane a guardare con occhi nuovi la società e cercare dentro di sé cosa ha e come può dare delle risposte a tutti i vari problemi sempre più complessi che si pongono in questa società. Noi abbiamo fatto con l'African Summer School, speriamo che ognuno di noi lo faccia per ogni singolo problema o difficoltà che si presenta di fronte a sé. Quindi con questo augurio di osservare la propria società e tirar fuori quello che abbiamo dentro, vi saluto e vi dico che potete trovarci su www.africansummerschool.org. Grazie. Grazie Fortuna, ti auguriamo che con un nome come il tuo, insomma, possa continuare a volare alto.